due liste delle altre VRL. Martin. Però, non però manco a fa così, però, il banter si fa, va bene farlo. Io rendevo presente quello che ho letto su Twitter. È stato un tweet doveroso da parte di Liar, se lo foste perso, in cui ovviamente riprende la dichiarazione di intervista di Martin, però innanzitutto... No, era una... Liar, ecco, fallo ora e dillo ora. È tutto giusto, finché rimane ovviamente nel rispetto per il content che ci ha dato Martin, nel rispetto del riscatto di Liar, che comunque sta facendo una gran stagione. Liar è, se dovessimo fare i nostri diversi All-Star Team... E terzo, secondo, terzo, quarto, terzo, io punto per il terzo. Potrebbe, se la lotta. Dipende, se consideriamo Wacky solo duelist o se lo vogliamo comunque mettere sentinella e quindi avere virtualmente un team con, non so, un Liar nel duelist effettivo e Wacky flex sentinella. Ci pensiamo. Abbiamo un'altra partita, abbiamo i Machko contro gli Humble, parlando di duelist. Denzo, Faradenzo versus... Zero, Alan, chi? BG Drusts. Sono molto colpito da questa foto. Lo vedi la foto che è leggermente diversa? Ora che puoi vederli tutti attaccati uno accanto all'altro? Ma è chiaro, perché è un collage. Ma il photoshoot di Drust con incollato la testa di BGG. È molto bello, sì. Anche di artistico. Nemmeno se Leonardo da Vinci avesse preso il quadro della Venere di Botticelli e ci avesse messo al posto della faccia della Venere di Botticelli la Mona Lisa. Non voglio vedere questo esperimento, non lo so. Anche dopo, già stiamo mortificando la Venere del Botticelli abbastanza facendole fare la travel influencer, quindi lasciamola stare. Vabbè, però per farti capire la situazione che mi è venuta in mente, grazie perché Zero, che mi ha nominato Botticelli, grazie. Volevo chiedere cosa ne pensa Zero di questa soluzione del nostro Ministero del Turismo, ma non siamo qui a fare considerazioni sulla Venere del Botticelli influencer. Tu pensa se avremmo avuto il doppio duelist? Con Drust c'è duelist. C'è tempo. Con Drust duelist. Proprio parlando di Drust e VLG hanno un bel parco initiator con tante qualità diverse. Sise molto più adatto al gioco controllato sui recon initiator. Abbiamo tanta varietà tra Leinad, Westy e ora anche Drust nel modo di giocare gli initiator supportivi, con anche la possibilità di averne uno dei tre Drust appunto sul secondo duelist. È un gran bel team quello di VLG. Ma ora concentriamoci su Machko Humble, anche perché davvero dobbiamo capire se gli Humble di ieri, che non hanno giocato ma che si sono presi una vittoria a tavolino, devono effettivamente tirare un sospiro di sollievo, perché sarebbero andati probabilmente incontro un'altra loss. Per ora, per quanto visto da VLG, si tende a dire di sì. O se in realtà gli Humble stessi hanno fatto un gran bel lavoro di rimonta e quest'oggi su Split contro i Machko si scioglieranno ulteriormente, anche perché ricordiamoci, questa è la mappa su cui hanno vinto sul campo contro gli Axolotl, che erano sì sprovvisti di Limp, ma è una win tantomeno. In una situazione di difficoltà come questa, una win è una win, una mappa su cui hai vinto è sicuramente oggetto di grande comfort. Stavo pensando a Split, abbiamo fatto tanti elogi ai Machko nella prima parte contro i GMT, che avevano giocato divinamente. All'interno di quella della stessa Split. Hanno sempre giocato una buona Split. E gli Humble ci sono sempre sembrati un po' shaky. Quindi se devi andare a vedere su quello che sono state le performance in generale dello Split 2, Humble li vedi sfavoriti proprio su questa mappa, infatti viene scelta dai Machko, attenzione, e gli Humble hanno scelto l'attacco, perché difesa, Machko e... gli Humble hanno scelto difesa. C'erano Machko, map, Humble difesa. Sono io che sono diventato cieco. Chiediamo eventualmente conferma Dixit, ma mi pare proprio di aver visto così. Ci sta. Giusto. Come fa a non avere ragione un color caster? Se non ha ragione... Prego, non entriamo in quel tempo. non creiamo di queste aspettative, per favore, ne va dalla mia carriera. Però stavo anche pensando al fatto che qui torniamo su una mappa in cui... Anzi, dopo l'ultima performance di Machko... Ecco, volevo tornare su questo discorso. Dopo l'ultima performance di Machko e soprattutto dopo la performance di ieri, voglio una risposta. Io esigo da... persona che vede Machko, un team da playoff, una risposta adesso per far tacere tutte le malelingue e tenere gli Axolotl a distanza. Anzi, se dovessero vincere e gli Axolotl dovessero perdere, qui VLG iniziano a danzare.
possono sfregarsi le mani, è vero. È perché anche gli Humble starebbero dietro ora. Sì, e sarebbe un'ottima occasione. Wow, che rimpasto incredibile. Prima, dopo ieri, pensavo avessimo già abbastanza carne al fuoco per quanto riguarda i cambiamenti di classifica, per quanto riguarda le proiezioni future, ma con questa win dei VLG di oggi, che nessuno si sarebbe aspettato di vedere, tutto cambia ancora di più. Questa, finora, non mi importa quello che succede nei prossimi tre game, i prossimi tre game possono andare nel modo più... È il più grande upset che esatto. abbiamo visto in questo Posso andare nel modo più noioso possibile i prossimi tre game, più prevedibile possibile, è già la settimana più stravolgente della storia del Rinascimento e ci aspetta un gran bel once to watch per condensare tutto quello che è successo. Effi, preparti, taccuino... Video di 10 minuti! Video di 14 minuti, 15 minuti, sì, dobbiamo andare lunghi. Agenti, qui abbiamo Denzo su Jet... che spero di vedere fare il salto di qualità per i premi degli Humble, questo. Però al posto di Loom c'è anche oggi Morpheus. Che è un duelist. Ha fatto un po' di tutto nella Raze, sua vita. Che ha giocato Raze, che ha vinto con Raze su Split, lo Split 1 contro gli Outplayed in maglia Axolotl. E l'augurio è che... Ok, cos'è questo? Let them cook. Allora, oltre al fatto che Morpheus a Harbor ci può stare perché comunque prende il posto di Loom, ma Denzo su Raze oggi? Ci sono tante cose da commentare di questa select. Allora, Cypher Zero, che goduria, ci mancava un po', lo specialist. Astra... per BGG non è scontata, perché l'ultima Vero. Volta che abbiamo visto i match scendere in campo, se non ricordo male, avevano Byron su Sage. Su Sky, secondo me. No, era Master su Sky. Era Master su Sky. Io voto Master okay. Sky. Ok, e singolo Smoker avevano Omen, però, sì, per sì, BGG. Sì. È molto cambiata la comp. Ora, dobbiamo anche un po' aiutarci col passato. Raze Alan, assolutamente sì. Ho come l'impressione che però abbiamo visto almeno una volta scendere in campo con Byron, Viper, Master, Sky, BGG, Omen. Ma potrei aver preso un granchio, Per quanto riguarda gli Humble, ovviamente la comp desta scalpore, perché abbiamo Arbor su Split per la prima volta, abbiamo Denzo per la prima volta nello Split, che rinnega Jet per adattarsi al meta di Split con Raze che prende terreno, Night Voice sul Breach, Lando... singolo smoker, o meglio no, perché c'è Arbor che è la novità, però diciamo singolo smoker tradizionale, sono tutto orecchi, Humble Magico, fateci divertire, le comp sono sicuramente molto creative, molto particolari, occhi puntati sul lato sinistro però della mappa, mi sento di dire, perché sono molto curioso di vedere che cosa combineranno i Humble con questo tipo di formazione. Si torna un po' alle origini, si torna un po' allo stile lento e controlloso che piace a Night Voice. Siamo dei bugiardi, tutte e due. Tutte e due? Solo ho sbagliato una. Anch'io? Abbiamo sbagliato i due, non c'è mai stata Sky da parte di Magico. No! Perché sai okay, chi c'era invece? Confuso. Chi c'era? I want the Gecko, say no, you are the last. È vero. BGG. Saluto a te. I said intanto. Please. He said no. He said you are last. Let me play. I was the first fate. You are right. BGG, lo so che spero che te lo traducano. Interview. E erano Cypher, Gecko. Sì. Omen. Raze Sage. Cop strana. Non da Magico. Infatti ci sta che va bene messa. Ok. Siamo qui Alan, poi Zero. Beh, Alan di nuovo, il Kiddo ha preso totalmente A e con Master che si è già preso a main, fanno facile prendere la Spike. Fanno rapido conto, ne fanno fuori tre, avranno mica comitato 5 difensori sul sito di A, sul sito di A per l'appunto, 3 e 2 sui lati tipo screen e main. Andiamo in sito, diamoci una rapida occhiata intorno, però poi il plant lo dobbiamo mettere giù. E infatti la rotazione lunga di Morpheus e Lando sta già portando la Spike a essere molto vicina all'esplosione. High Tide e Cascade da parte di Morpheus, dando ancora 3 stelle. Arriva l'onda. Eccole che le va a piazzare 2. Granata che arriva. Ma sarà una buona linea di tiro, la cascade utilizzata, High Tide. Pinzarli ora, deve uscire Master, ottima High Tide. Ora, il timing è perfetto di Masterone. Anche la flashback, perché... Ormai sticca! Ce la fanno! Master! Masterone nazionale! Ha messo il tap!
Non pensavo mai che entrasse setup così al volo. Si era anche girato. Ottima consapevolezza di Lando che dice: ok, mentre è defuso mi muovo. Muovo questa testa perché mi deve tappare. Basta che faccia un body shot, ho il tempo di finire. E Masser mette l'headshot. Non vacilla, Capitan Masser. E mette la kill dell'1-0 su un round che era arrivato al cardiopalma. Ok. Abbiamo... Bravi tutti però, anche la consapevolezza di Morpheus lì di andare a chiudere in high tide per evitare la tenaglia sulle spalle. Sì. Bravo, bravi tutti, è stato un bel round giocato da tutte e due le squadre, a prescindere dall'esito ci hanno fatto già divertire, sono tutto orecchi, questa partita parte col piede giusto. Questa cascade copre totalmente la zona di B, così che non permette ai giocatori avversari di premere. Lando di prendere gran parte di mappa, teoricamente... Naturalmente Lando non rischia, se ne va via. Jiggle pick, vede l'avversario. Masser lo mette al tappeto. Di nuovo Masser sta sparando benino, per non dire benissimo. È sceso Morpheus che rimane lì a giocare. I due cristalli rallentanti. Le granate che trovano Byron. Okay, Spike okay, però okay, online. Okay. Morpheus un altro. È un 3v4. Sono in vantaggio i giocatori degli Humble. Possono giocare di trade. Vediamo la rotazione da parte di Raze per andare ad aiutare lo stesso Breach. Morpheus è molto più avanti. Provano ad avvicinarsi. Un po' di spray. Arriva anche il flashpoint. Buono. Qui BGG sono due per lui. BGG. Un'altra gabbia attivata. Sa che devono andare verso la spike. 1-2. C'è anche Zerone. Ok. Rimediano ad una situazione che stava facendosi preoccupante. Anche perché... una volta vinto il pistol da attaccante hai la colina in bocca per il 2-0 dal lato attaccanti, che non è affatto scontato. Trattasi comunque di una mappa fortemente difensiva, Split, e quindi ogni singolo round che ti porti a casa dal lato attaccanti è motivo d'orgoglio, motivo di serenità quando poi passerai tu a difendere. L'ultima cosa che vuoi vedere accadere quando vinci il pistol d'attaccante è vederti negato l'antieco. E ci stavano andando vicini gli Humble con delle bellissime giocate corali, ma magico alla fine. Con la posizione nel backside, riusciti a riprendersi il sito e scacciare i difensori. Qui Alan gioca con il fuoco perché diventa vulnerabile. E questo avrebbe permesso a Lando di avere un output di danno maggiore rispetto al suo diretto rivale. Il Kido rimane paziente mentre tutti rimangono fermi. Se non fosse che Morpheus si sta muovendo piano piano. Probabilmente Lando ha chiamato il satchel jump del giocatore italiano e quindi si sta avvicinando per essere sicuro. Temporeggia molto l'attacco. Consapevoli comunque di avere un arsenale peggiore, visto che stanno andando su un bonus puro. Ovvero, i sopravvissuti hanno tenuto le armi, gli altri non hanno aggiunto niente. Hanno messo altra carne al fuoco, si sono accontentati delle sheriff. Quindi con una potenza di fuoco limitata i Machko non vogliono gettarsi a capofitto nell'azione a lunga gittata che dia vantaggio ai giocatori con i 5 fucili d'assalto. Prendono il loro tempo, a 30 secondi left, ora sì che si buttano dentro. Muro per screen, c'è Heaven smoccata. Ottimo fuoco di sbarramento di Lando che costringe a riposizionamento Byron. A momenti lo fanno fuori. Spike piazzata. Riesce a scappare, si è anche curato. Il fight vinto da BGG, questo è il primo. BGG sono due. Il giocatore d'oltre Urali fa il devasto. Byron finalmente cade. Lando prova a bloccare l'ingresso di Masser. E qui sono due kill. Lando! Lando danza sulla sottilissima linea della follia e del coraggio. Perché da quella posizione, se Braso e Denzo non lo coprono a sufficienza, è un piattello che sfila davanti alla carabina durante il tiro a volo olimpico. Ma rimanendo lì, sbarrando la strada Masser, rivolgendo il crosshair sulle mene, trovando la doppia, sprayando addirittura su un avversario che vede, sull'altro che non vede, va a salvare il round. Posizione iper aggressiva, due sopravvissuti per gli Humble. Comunque non un ottimo esito per questo full buy versus bonus. I Machko comunque soddisfatti del risultato del precedente round. Dove va? Molto interessato. Proprio su A, preciso. Vedete, Cosmic Device, Zero trova il primo, subito anche un altro satchel. Alan deve stare molto attento, qui i giocatori di Machko rischiano, ci sono anche le cure da parte di
Byron che possa aiutare il player duelist di casa Machko. Dobbiamo però sottolineare la risposta degli Humble su questa divide. In circostanze normali è un free take del sito e un free plant. Invece l'opposizione che hanno messo Denzo e Morpheus ha addormentato i tempi, non ha lasciato ai Machko la chance di capitalizzare su quella divide. Certo, l'uccisione è arrivata su un Night Voice isolato, però nulla a che vedere la posizione di Night Voice con la bella giocata che hanno fatto Morpheus e Denzo nel tenere rampa. C'è una trapwire e una telecamera vicino a... I giocatori di Machko sembrano interessati nel iniziare a controllare la zona di ropes. Morpheus sembra... 30 secondi rimasti. 30 secondi alla fine, telecamera che distrugge della piazzata. Satchel che dà una mano. Morpheus uno, Byron, poi Denzo. Denzo farà Denzo! So e trova una seconda, ne ha una theft. C'è la posizione dell'altro avversario, Master, che rischio! Deve stare molto attento, è un 2v2, è ancora doable. Raso vede 0, perde il fight. E ora qui, Stella che viene presa. Master, trova il wallbang, round vento. Iniziano a prendersi dei round di Machko. Non è una bella cosa per gli Humble. Sì, inizia a prendersi troppi round circa la mappa, sul fatto che comunque gli Humble chiamino giustamente difesa. Tira già una brutta aria, per come la vedo io, perché questa è una situazione di full buy che dovrebbe portare i Machko al quarto punto e anche a rinforzare la propria economia. Quindi se anche adesso Alan non ha un'arma, potrebbe cambiare molto presto. Ok, arriva tra l'altro l'acquisto, sì. Però comunque non ci poteva essere un quinto fucile d'assalto, infatti è arrivato un bulldog per Byron. Ma con questo punto, che dovrebbe arrivare vista la situazione di eco degli Humble, avranno ancora più agio ad acquistare il prossimo round e arrivano ad avere anche 2-3 ulti virtualmente al prossimo round con Alan, con Byron e con la già presente Siem di Noldy Master. Qui mascano veramente un'ottima occasione di giocare per gli orb finché gli avversari sono così a corto di armi, prepararsi al full buy versus full buy e andare quindi virtualmente non solo al 4-1 ma al 6-1, perché se arrivano a giocare il prossimo full buy con più ulti vincono probabilmente il 5-1, rimandano eco gli Humble e l'alf è fatto, e con un alf 6-1 in attacco è fatta la mappa. Sto un po' bruciando le tappe, però spiego le implicazioni di quello che può succedere già da questo round, e infatti ecco un orb per Alan. C'è Master che sta controllando alcuni angoli, vede l'arma, Alan davanti a sé, Denzo, 25 HP, Portline, Master sono due, arriva anche il Knife da parte del giocatore, flashbang per andare su Night Voice, fight, prende l'arma e ringrazia, un regalo da parte di Master, flashpoint che sta per arrivare mentre sente il piazzamento della Spike. Va avanti, altra flashpoint, BGG su Denzo, Raso su Alan, Night Voice ancora, Rolling Thunder, rimasti 0 BGG. Li ha pescati, bravo Zero a coprire. Wow, però! Vince Night Voice subito la stella per togliere la posizione. Diventa vulnerabile, qui deve rischiare, Night Voice 1v1, arriva a metà, pronto al fight! BGG, che brivido. L'ha giocato bene questo eco gli Humble. A partire dall'ottimo shot messo da Heaven verso il B-Main, se non sbaglio quello shot era arrivato su Alan, poi curato da Byron, e poco dopo Night Voice a trovare un tappone con la Sheriff proprio sulla stessa posizione. Quindi no, non c'è l'allungo sull'economia in cui speravano i Machko, e soprattutto avendo trovato delle kill, gli Humble sono arrivati per primi sulle 4 ulti. Manca ancora un orb ad Alan, e tutto il discorso che ho fatto nel precedente round su un possibile round 6, full buy contro full buy con maggiori ulti per i Machko, è sfumato attivata. Grazie all'ottima condotta del pistol di poco fa degli Humble, bravi. Vede Denzo, è una roba a parte. Vede Denzo con la telecamera, e questo vuol dire che sai alcune cose. Morpheus molto aggressivo qui, secondo me sarà interessante vedere cosa riuscirà a fare. No, Morpheus ritorna in Heaven, i giocatori di Machko vogliono chiudere a panino il team nemico con una morsa molto buona. Se poi Master trova questi, si trova tutto questo, è buono, bravo Morpheus, il timing è quello giusto, la granata fa male, 26 HP, granata colorata, vuole riportare su il proprio compagno. Il tuo compito non è finito, Zero, ritorna con noi, Satchel Jump, anche l'utilizzo
dell'ultimate da parte di Alan dall'alto. E forse un avversario zero lo sta allando, sì, probabilmente. Secondo me si è illuminata sulla minimappa di Zero la posizione di Lando. Credo l'abbia intravisto. Con la silhouette è difficile capirlo, ma credo l'abbia visto anche dal fatto che Zero non ha ripiccato. Manca un solo. Byron è il primo. Lando da solo dall'alto. Può solo vedere la gente dal basso cadere. Beh, uno per uno. Posizionamento di Zero che allunga il time to kill per Lando. E sul time to kill diminuito. Si inserisce Byron 5-1 che in un modo o nell'altro è arrivato per i Machko. Non spendono tutte le ulti gli Humble. Time out. Beh, diciamo che è anche normale perché vedendo il risultato 5-1 in attacco vuol lì... 5-1 spesso è game finito, eh. Spesso è game finito anche perché la composizione dei Machko non calca la mano sull'attacco. È una composizione molto forte anche in difesa. Quindi non mi sento di dire che sia un risultato fisiologico per le scelte di Agent Select delle due squadre. Doveva essere un pochino più forte sull'attacco la composizione degli Humble, visto la presenza dell'Arbor, che sappiamo essere un agente prevalentemente offensivo. E quindi ci sta che perdano qualcosa in difesa. Non 5 round. Non 5 round, ecco. Non solo per la comp vanno a perdere così tanto su 6 round disputati. Bisogna rivolgere lo sguardo altrove, a tutti i problemi che hanno sull'inizio del round. Perché nei setup non giocano, secondo me, col giusto rispetto, ecco, per la posizione dei Machko. Comunque è una comp esplosiva, in pochissimi millisecondi possono prenderti tanto terreno. È più forse da interpretare la difesa con un gioco insight / insponere take, mentre gli Humble sembrano avere sempre una copertura del terreno molto aggressiva, molto a ridosso di rampa per la zona di A, molto a ridosso del B-Main per la zona di B, molto oltre B-Main per quanto riguarda il centro, tanto che guardano di fra i sewers. Forse Master penso che abbia indietro capito, il gioco di... Sì, giocano molto avanti, molto avanti. Infatti la prima linea di tiro di Master se la prende tutta e rischia di trovare una kill. Naturalmente essendo armi più forti contro le pistole, dice J-Jack, quando l'uomo col fucile trova l'uomo con la pistola, un uomo morto, teoricamente. Perché, ricordiamole, è sempre possibile tutto. Denzo, Spectre alla mano, Satchel Jump, possibile per lui, ma deve essere ben preciso per colpire i nemici. Byron, insieme agli altri ragazzi, iniziano a ruotare tutti su B. Il setup, quindi, da parte di Braso, sarà inutile. Stella, però, da parte di Nando pronta. BGG. Piazza la prima, piazza la seconda, si inizia il muro alzato! Prova a distruggere il muro, non ci riuscirà Alan. Da esperienza della morte pre... Così spike a terra in B. Alan, che hai fatto? Denza la tua età. Ha dimostrato di avere comunque un buon tatto sul... Night Voice. Granata è lì, utilizzata Reckoning! Morpheus potrebbe cambiare le sorti questo round con questo Reckoning che continua a far danzare il duo dei Machko. Devono entrare, devono provare ad entrare in qualche modo. Vede Nightwise, bravo, uno per uno. Satchel Jump che non va a segno. 10 secondi rimasti. Il tempo è buono. Eccolo lì, Morpheus. Proverà il fight contro Alan. Il tempo è buono! Morpheus! Posso adattarmi? 50! Buon punto per gli Humble, sicuramente li mette in carreggiata, era veramente in una spot però complesso Alan, perché si trovava con secondi limitati, conscio che sulla vulnerabilità propria, se impegnato al plant, sarebbe uscito fuori Morpheus e l'avrebbe ucciso a gratis. Morpheus legge il tap, risente l'audio QD Alan quando non c'è più tempo, allora lì sì che esce, altrimenti Morpheus doveva solo continuare a scappare coltello alla mano. Ottima situazione comunque gestita da Morpheus, punto che arriva, iniziano, sembrerebbe una lenta risalita gli Humble. Denzo sta giocando bene sulla raise, davvero ha un ottimo tatto sulle nade, l'ho detto poco fa, dico anche che se rispetta un pochino di più e si fa coinvolgere nei round dai compagni è destinato a impattare molto di più il game. Morpheus! Quadra! Dategli l'ace a Morpheus. Vi entra oggi così, dategli l'ace. Morpheus, corri. Per favore, corri. Prendi tutto ace. Per la grazia nostra. Zero credo che avrà
ben poche intenzioni di giocare aggressivo. Qua la telecamera one way che vede i piedi, non liberano il colpo. Attenzione, inizia a fare male, Zirone. Sta arrivando anche Lando, pronto al pick. Lando, dategli lei, Sam Morpheus, dateglielo che lo sta aspettando il ragazzo. E poi cade così. Ora possono andare cattivi. Non la fai a Zirone così facile. Devi prendertelo quest'ace. Ecco. Vieni a prendertelo. Hanno vinto. Era l'eco comunque da parte dei Macho che, avendo vinto sì 5 round, ma sempre con solo uno o due uomini rimasti in vita, hanno dovuto sempre comprare. E quindi l'economia non era delle migliori. Terzo punto, Humble. Iniziano a mettere qualche strappo di flex tape sulla chiglia della nave che stava affondando. Sarà abbastanza? Mai visti gli spot della flex tape? Grazie. Con quel simpatico televenditore che... Dai, sono iconici le iconici gli spot del flex tape. Aspetta. Dopo, durante la pausa, ne faccio vedere uno. Aspetta, però, su quale canale l'hai visto? Le no, no, beh, noi non li abbiamo sui canali televisivi italiani, sono pubblicità americane. Okay. Però sono diventate virali, c'è questo omone che dice: per dimostrarvi la forza del flex tape, in inglese tradotto, ho tagliato questa barca a metà. E poi la ricuce col flex tape e va in barca. No, questo non l'ho visto, devo... Leggendario. Sai, è internet dei primi 2010, però è banger content. Posso dire però che io sono abituato al buon vecchio Giorgio. Mastrotone, sì. Con le pentole. No, vabbè, Mastrota è elegante nella sua televendita. Questo tizio è un pazzo furioso. Simile al baffo. Roberto, al baffo, bravo. Qui andiamo proprio nella tipo anni 90, per pochi. Il baffo da crema. Lino. Arriva anche la Cascade per bloccare e per poter andare tranquillamente da Evan a piccare. Arriva il Knife Supreme, almeno Morpheus non può utilizzare la sua High Tide per andare ad aiutare i propri compagni. Nightwise con l'Aftershock trova il primo e poi qui Rolling Thunder prima di morire. Alan prova a scappare, Satchel Jump viene bloccato. Arriva il Satchel Jump da parte di Denzo Foradenzo ed viene preso anche dalla Trapwire. Braso uccide il Kiddo. Prova a giocare, prova ad andare contro, una kill, due kill, arrivano le uccisioni, rimasto solo Denzo, Faro Denzo, non potrà far niente se non morire e sarà l'ultimo a rimanere in piedi, Master che da B-Main scappa dal colpo della Spike. Rischioni intemperati. Sì. Questo momentum da subito ripristinato dei Machko, sicuramente un brutto colpo per gli Humble che stavano trovando continuità. Dovevano proprio poi iniziare a lavorare anche sullo specifico di quello che stavano facendo gli Humble, i Machko. Ed effettivamente è da diversi round che in realtà, senza che cambiasse troppo il flow di gioco degli Humble, cioè sempre un po' improntato all'aggressione, non stanno alla fine facendo quello che ho proposto io, cioè giocare più indietro, anzi giocano comunque molto avanti. Questo però è un bel blitz, questo è un attacco mordi e fuggi veloce con la Alan che si va a prendere il solito pick su B-Main che Lando sta facendo ogni singolo round e vedi che effettivamente anche i Machko prendono le misure su quello che stanno facendo gli Humble. È anche giusto e normale, se sei un team che vuoi puntare a vincere questo split per andare in Ascension, devi giocare, devi capire come giocano gli avversari e quindi punirli nel momento migliore. Se prima Master prova da solo a sparare su quell'angolo di mondo su B-Main, Alan può farlo con Satchel Jump e deviare completamente l'avversario. Stavo per immaginarmi il muro di Byron per vedere oltre. Io lo sogno prima o poi un approccio più grimmereccio all'utilizzo di questi muri, però sempre molto cauti. Bella. Bravo, la risposta di Zero sui traccianti di Braso. Alan non ha più lo scudo, 100 HP, arriva la fault line, si mette davanti BGG, la spike è piazzata, è un 3v2 che cade anche Denzo. Aftershock per permettere a Morpheus di prendere sempre più posizione, andare più avanti, vede il primo, non riesce a battere il secondo. Alan ora decide di risalire insieme a Zero. Vanno a capire la posizione dell'avversario che viene visto mentre sta provando a difusare. Se non rispettava aveva fatto. Qui è un rischio, ora vede la testa del Kiddo, vede anche la testa di Zero. Io non mollavo mai lì. A cosa si fa la figura del fesso, non mollavo mai. Noi lo sappiamo, Nightwise, no. Siamo sempre lì, ladies and gents. Nightwise non vede le silhouette. Non vede le silhouette colorate. Peccato. Io... Dimmi. Quando
vedevo che non gli sbucavano subito dal neural, ho detto a posto. Deduce che se non l'hanno ancora timbrato mentre è illuminato come un albero di Natale dal neural, può sticcare. E invece all'ultimo non ci ha creduto. Si è staccato, se l'è fatta un po' sotto Night Voice, regalando alla fine il 2 contro 1 piazzato e dandosi la zappa sui piedi da solo. Gioca in maniera diversa. Finalmente, direi, Lando non fa più il pazzo andando su B a staccare. Soppressimo che non troverà Denzo. Master flash per scappare, arriva anche la stella. Quanta roba per andare a prendersi Master. Allora qui si può volare, si può puntare sulla zona. Può farlo, Starcher. Lando! Che pick che ha fatto Lando. Mentre qui continua ad andare avanti a ritirare su il Kindo. Byron, che detto non ha la migliore Neon d'Italia. Alan, questa trappola, questa trappola che viene presa, sa la posizione del player nemico. C'è anche naturalmente la telecamera che aiuta, che continua a controllare. Jiggle pick da parte del giocatore BGG è pronto. Sentiamo anche la miccia carta, showstopper per fermare Night. Poi si viene anche curato. Zero rimane, ci pensa il Kid ancora. Zero davanti a sé. Denzo, l'ultimo a cadere. 8 a 3. Sembra quasi un continuo fallire da parte degli Humble. Ormai credo che i Machko abbiano preso le distanze sugli aggiustamenti e che non ce ne sia più. Qualche lampo che ci ha fatto sicuramente emozionare gli Humble l'hanno messo in campo, però se è anche vero che la comp degli Humble prende qualche punto in attacco, ne prende così tanti da ribaltare un possibile 9-3 o 8-4 dall'attacco? Ho le mie riserve, ho davvero le mie riserve, sono più dell'idea che il danno sia fatto e sia irreparabile. Bravo Byron che tiene il fight! Cosa ha fatto Denzo? Terra al centro. Quelle due fanno male, fanno malissimo. Realmente se... Errore, BGG, rimasto solo zero. Il blitz da parte di Denzo è un effetto domino che permette agli Humble di vincere questo round e di andare al cambio delle parti sul 8-4. Questo fa malissimo. Questo potrebbe essere il piccolo passo che si va agli Humble per avere più fiducia. Sicuramente chiudere un half andato malaccio con una nota positiva può essere un uno strato di zucchero su una pillola amara, però di pillola amara pur sempre si tratta. Lo sai, ho scoperto una cosa? Sì. Scusami, indorare la pillola è un modo di dire toscano. Non è solo toscano. Sì, però inizia in Toscana perché si metteva su queste pillole amare questa polvere d'oro che era simile allo zucchero per addolcire la pillola. Quindi indorare la pillola viene da quello. Anche, vi do anche queste... Poi possiamo riparare del gioco, scusami. No, ho apprezzato. Di cultura generale. Mi ha solo triggerato il... Che hai detto toscano? Il classico mansplaining toscano del dire. Di base questa cosa la diciamo in Toscana. Non lo so se la dite anche fuori. Sì, tra me. No. Però, dicevamo, una piccola vittoria in un half triste. Sì. Quindi sicuramente fa bene al morale. Però devono rimanere concentrati, un round alla volta. Pistole antieco innanzitutto per addolcire ancora di più il verdetto disastroso di questo primo half. E poi si gioca round per round fino a accorciare le distanze. Questa è una comp comunque dal grandissimo potenziale offensivo. C'è sia Breach che la Astra con cui Denzo deve scombare. Qui Denzo è l'attaccante con il numero 9 dietro la schiena che deve imbucarle tutte. Qua veramente c'è una formazione che mette tutto nelle mani di Denzo. Sono tanti agenti che possono favorirne l'azione. Denzo però deve fare il capocannoniere e mettere tutte in porta. Stiamo assistendo alla resa dei conti per Humble, che forse vale l'intera stagione. Granata che arriva. Il Kiddo, un paio di granate non mi sono piaciute, Kiddo, eh? Bisogna ripassare geometria, visto che Kiddo va ancora a scuola, posso dirlo, deve ripassare geometria. Non so poi che studi stia facendo il Kiddo. Byron, pronto? Vede i giocatori avversari, inizia a sparare, vengono visti. Buon bot. Viene subito distrutto granata per togliere la posizione
del Kiddo, che però rimane ancora la parte alta. Attenzione, perché qui sentirai Fuji Fuji generale e stare molto attento. Il timing è quello buono! Uno! Solo uno. Peccato. Gli altri provano a muoversi. Byron 18 HP. Prova il triplo colpo, ma non va a segno dall'alto. Provano a sparare. C'è il Cobo che aiuta il portatore. La spike viene ucciso dal Fragment. Rimasto Denzo da dietro. Trova il primo Mamasserone. Che partita di Masser. Sì. Mi sta facendo molto Masser. Su un Nishetur un pochino più frizzante, un pochino più dinamico. Io mi ricordo ancora il Masser del playoff. Non so se te lo ricordi tu, ma Masser, pur trovandosi a ricoprire il ruolo del Nishetur standard, molto lento alla presa delle info, quando ancora era Alan invece dei due che giocava un pochino più dinamico, con appunto il Keio, ha fatto una serie incredibile contro i GMT, con molte partite da frag leader per la sua squadra. Vedere Masser libero dall'onere del fare la IG allora che c'è BGG, e vederlo sparare così è un piacere per gli occhi, veramente. Stiamo vedendo tanti cambi da questo punto di vista da parte delle squadre del nostro campionato, e non dobbiamo assolutamente farci passare inosservato il grande progresso di Masser. Arma in mano, stats da combat finalmente, non solo intelletto e IG Helping. Bloccano l'ingresso da parte dei giocatori degli Humble con il Boombot, poi la granata e anche la Satchel. Granata lanciata mette in difficoltà lo stesso Kiddo, che deve scappare con uno dei suoi jump dopo la Fall Train portata a casa da parte di Night Voice, che ha la spike in mano. Provano a ruotare, vogliono andare su A da parte di Ropes. Sanno che da quella posizione non c'è più nessuno in main, perché sennò sarebbe stato ucciso dalla granata colorata o dalla nade, visto che so che l'italiano mi triggera tanto. E quindi ora i Machko devono presagire un ingresso. Infatti vedi Masser che controlla da dietro. High Tide per togliere la posizione. Gabbia attivata. Il Night per essere sicuro che non si trovi nessuno. Qui Masser 0 trova il primo. Per il secondo, poi anche tutto. Partito. Allora, io lo chiedo. Se naturalmente, perché Zero ogni volta che io apro Twitter e vedo un tweet di Zero, sono in ospedale, io ho paura. Ogni l'importante è che tu stia bene. No, se sta c'è bene, Zero, per favore, dammi lo Zerone, perché ho bisogno di Botticelli nella mia vita. Sì. Vederlo tornare su Cypher ci ricorda di quello che ha fatto durante lo split 1. Ci ricorda di un giocatore che ha insegnato il ruolo del Sentinel a destra e manca, e che molti mi hanno rimproverato per non aver messo nel ruolo start team. Però certo, quando ci sono gente come Afox, Waki in quel periodo, hai comunque Brazo che sta giocando che stava giocando divinamente. Insomma, è difficile mettere. Diciamo che sarà meno difficile quest'anno, perché ho deciso che faccio più all-star team. Stiamo continuando a dirlo, ma ne faccio tre, come nel CK. Come in NBA? Come in NBA ne fanno quattro. In NBA ne fanno forse 3-4 e c'è anche il all defensive team, all offensive team. Sono un po' di iterazioni. Me le studio. Trovo quella più adatta, più calzante per Valorant. Volentieri. Grazie. Troviamo la configurazione più calzante per Valorant. GG! Boom! Denzo, fa la Denzo. Ci pensa il Kiddo. Però il trade è un 2-1 perché il Kiddo prima è riuscito ad aiutare il proprio compagno, Morpheus. Ottimo spray da parte sua. Masser e Zero. Guarda la posizione di Brazo, quanto è forte, quanto è bella. Lo sa Zero che ce n'è uno in Ventrum. Il fight però viene da Brazo, che inizialmente punta in basso, poi ottimo il riposizionare il suo crosshair placement. Senti che tecnologia arguta che trovo. Fragment, qui dovrà togliersi tra... Bella! Sì. Brazo ha di questi guizzi. 5-10. Bonus. Vinto. Un po' il flow. Sì. Bonus non vinto, quindi si torna allo standard. Pistola anti-eco, di solito c'è il bonus in cambio di qualche fucile d'assalto, esattamente questo quello che accade. Però a sto giro, insomma, dal verso giusto della mappa, perché la difesa a star conseguendo il risultato, e adesso l'attacco ha l'occasione di allungare. Vediamo se coglieranno questa occasione. Ulti per Zerone. E potrebbe frapporsi tra gli Humble e il sesto punto nell'Alf. Vediamo. Qui va verso Vent. Nessuno Fortrine. Anche il Boombot a parte del Kiddo. Mentre Lando prova a scappare. 14 di scudo, 82 di HP. Zero.
non vede ancora la posizione degli avversari, perché Brasa ha già preso gran parte di mappa. Ma se riesce a scappare, vediamo cosa riesce a fare il player con Zero che scappa via. E sembra che Master stia arretrando proprio perché non c'è più il compagno che può aiutarlo. Uno più passivo. Fanno rumore gli ambo entrando in sight. Chiamano l'attenzione di Machko. Iniziano a notare tutti. Dovrebbero a questo punto. C'è tanto rumore. Ruotano infatti velocemente il trittico che era su B. Mentre però Denzo sta prendendo sempre più vantaggi. Insieme a Lando. Nightwise andrà a piazzare la spike. Ah no, non è il Rolling Thunder. Nessuna ultimate. A parte degli Humble dall'altra parte sono i Neural Theft. Occhio Morpheus che sta lurcando molto bene, non ha fatto rumore sul mid. Potrebbe trovare Zerone. Alan staccia il jump e prendersi la parte alta. Riesce a prendere sempre più posizione. Morpheus! Fa il finto e qui si inizia! Sono due, il quinto! Poi rimasto solo unicamente nessun altro, perché BGG è l'ultimo a cadere. 6 a 10. Zero aveva dinkato Morpheus. Si è girato distinto, ha messo il tap di Phantom e l'ha portato a 10 HP. Crea un gran bello scompenso. Morpheus sul site andando a trovare Zero girato, trovando la kill, facendo un po' crollare la formazione. Questo bel timing preso da Morpheus, bel timing, bella idea. Abbiamo visto tra l'altro il ping dei Macho sulla zona di Ventrum, aspettandosi un late lurk, ma Morpheus l'aveva preso molto alla larga, passando addirittura dallo spawn dei Machko. E ora sono forzati all'eco. 7-10 possibile per gli Humble. Vogliono interagire con l'ingresso su B-Mail High Tide insieme al Boombot per capire se c'è qualcuno in vent. Non c'è il muro da parte di Byron, sembra quasi. Fortnite che arriva. Byron gioca molto passivo, intelligente in questo caso. Ha visto che giocano molto aggressivi su mid, è meglio non rischiare. Byron prova a jiggle piccare. Denzo lo stava quasi per timbrare. Si allarga la formazione in attacco, tra nel mid, Denzo, prima kill importantissima su Byron. Il tempo che hanno a disposizione non li obbliga a insistere su B e apprezzo moltissimo che girino senza troppo indugiare sulla B-Mail, subito sulla posizione di A, dove è già presente Braso come ancora. Non perdono tempo e soffocano la difesa che a questo punto deve già trovarsi a girare e hanno completamente perso la posizione sulle sight. Spike in mano a Night Voice. Così arriverà alla sua Rolling Thunder, High Tide e Cove. Escape più che High Tide. Scelta intelligente da parte di Morpheus. Meglio avere una linea ben precisa che serva alla propria squadra per tenere e prendersi la posizione di ramp. I giocatori da dietro verranno visti dalla telecamera. C'è anche una trapwire per dare più informazioni. Sono pronti per il take veloce, sono pronti per andare sugli avversari, anzi no, vogliono andare di morte sotto la spike. È così interessante, exit tag, una da parte di Alan. E ora qui gli altri cadranno sotto quella spike per non dare altre onde. Bene sì, e con questo bel video di ulti ci scappa forse anche l'ottavo punto, che voi sappiamo non è un punto soltanto, perché ormai i round vanno in coppia. Ad ogni win degli Humble e quindi ad ogni loss dei Machko corrisponde un eco, una maggiore chance di fare un secondo punto. Lo diciamo tra i denti, lo diciamo con cautela, però con tre ulti potrebbero riuscire nel colpo gli Humble. Bisognerà usare molto intelligentemente la Neural Theft di Zero. È il caso di provare un blitz, favorire un'uccisione a Zero perché prenda il Neural Theft. E appoggiarsi anche allo stopping power o al retake power della showstopper di Alan. Ad arrivare alla posizione troppo, BGG! Troppo buio. Non si aiutano col muro di Morpheus, tra l'altro. Si sono un po' complicati la vita. Sono all'interno di B, vanno e iniziano subito il cove piazzato per essere sicuro. Tutto tranquillo, Master. Master, gran kill questa. Nightwise, anzi Fragment per bloccare gli avversari. E guarda qui come scappa veloce sulle scale. Bravissimo Master. Ha impedito agli Humble di isolare i duelli. Poi Nightwise fa una cosa assurda. No. Master ha vinto il round. Con quella fuga
ha vinto il round Masserone. Però hai visto? Quell'aftershock non era precisa al 100%. È un po' quello che è successo a Lomba durante la partita su Haven contro il GMT. Beh, ma bisogna premiare... Questi su Haven era. Bisogna premiare la pressione che ha generato Master con quella soluzione, perché si fa sentire, mette la kill, si lascia il frag indietro così che non lo possano pushare di rolling e ovviamente scappando via catalizza l'attenzione di Night Voice, che avendo mille cose a cui pensare ci può anche stare che sbagli l'aftershock. È tutto merito di Master, che mette una pressione immensa ai tre attaccanti, innanzitutto mettendoli da 3 a 2 con una bella kill e poi tenendoli pressati con la tenaglia da backside assieme ai compagni che lavoravano invece su site. Morpheus, l'importante, ma guarda quanti HP sono stati rosicchiati. Vediamo esattamente dove si è. Una theft da parte di Braso. Quando sto pensando la spike, qui Kid deve stare molto attento. Byron, swing coraggioso, dà la vita a zero. Kid con BGG, deve stare molto attenti. Potrà piazzare le sue stelle. Reckoning per allontanare Flashpoint. Una kill, uno per uno. Il Reckoning ora non è nella buona posizione per bloccare. Lo stesso Kiddo prova a muoversi. Zero ne è un aspetto per capire la posizione dei Morpheus. Mentre Denzo nascosto dietro a screen proverà ora il fight su Elbow. Braso 1-0 il trade. Continua a giocare. Tiene, 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 tiene. Kiddo! Che partita che sta facendo Zero. Mamma mia, che piacere rivederlo sul Cypher. È un altro player, è un altro player. Non c'è niente da fare. Con tutto il rispetto per Zero. Prendo atto delle parole dei suoi compagni, che sono di lode per quello che sta facendo in scrim sul duelist. Però non si tratta di giocare Jett, perché sappiamo che Raze è cosa di Alan. Però deve veramente giocare bene per volerlo spostare dalla sentinella. Perché innanzitutto Byron sul flex delivera sempre, fa sempre un buon lavoro. Questa non è la sua miglior partita, ci può stare. Ha anche un ruolo molto di sacrificio sulla Sage, ma Zero su sentinella è materiale da migliore del ruolo in campionato, quindi è difficilissimo volerlo muovere da lì. Senza contare che, appunto, Byron a sua volta, se lo metti sulle smokes da cui partiva in split 1, è a sua volta uno dei migliori nel ruolo del campionato. Quindi coraggiosi, coraggiosi Machko a fare i cambi che hanno fatto. Non vedo l'ora di vederne i frutti, perché per ora, per la mia modesta opinione, non hanno visibilmente migliorato la propria performance, se non nel compartimento del playbook, ora che BGG va a portare IG Elling, quindi sicuramente stanno cambiando, aumentando le pagine del playbook, però se penso a questa configurazione non aggiunge né toglie molto rispetto allo split scorso. Voglio vedere cosa succede quando Zero va su Jett e quando ci sono gli adattamenti di sorta, perché qua cucinano da un bel po' i Machko e voglio finalmente veder portare in tavola al piatto. Anche perché se vado a memoria, mappe con Jett abbiamo viste poche, solo forse una, un paio di volte Haven. Sì, di cui una tra l'altro ci è stato spiegato da Master, Zero aveva problemi tecnici al PC. Quindi strano, stava avendo... Strano. Strano Zero, eh. Ormai io ripeto... PC che prima dell'official va fatto crashare forzosamente, potrebbe non essere un ottimo compagno d'avventure. Bravi qui a giocare con la Fragment. Poi giocano proprio bene, Master e Zero. Denzo. Sono proprio un bell'asse. Morpheus riesce a prendere finalmente Master. Vede l'avversario. Granata. Guarda davanti il Kid lì davanti. Boom bot. Bravo Byron ad aiutare il proprio compagno. Arma la mano con il Judge. Il fight vinto dal Kid. Bravi. Vittoria da parte dei Machko. Partita divertente, con i guizzi degli Humble, che fa piacere vedere dopo tanta fatica. Con però dei Machko che secondo me non hanno fatto vedere molto di questa mappa. Stavano un po' giocando freno a mano tirato. Quando si sono accorti che bastava giocare un buon Valorant reattivo senza inventarsi niente, senza tirar fuori le giocatine speciali, gli schemini, come vengono detti in gergo, direi che possono veleggiare, possono andare tranquilli. Bloccano il timone, lasciano che il vento li porti in alto mare, si godono la vacanza. Guarda, mi metto anche in posizione vacanza, così tranquillo, con il mio drink in mano, solo acqua naturale in questo momento.
soprattutto se sei al timone di una nave, non puoi farti trovare sbronzo. Parliamo di Denzo Reis. Dammi un tuo voto. Ci sta. Di prima partita. No, per carità, ben venga. È il primo adattamento di cui c'era grande bisogno in questa squadra. A me la comp piace tantissimo. La comp degli Humble è una composizione con un pavimento di resa molto alto, secondo me, e con un tetto, un soffitto di resa altissimo, però bisogna veramente lavorarci tanto, perché, come dicevo prima, le utility su cui si deve poggiare Denzo arrivano da tutti gli agenti potenzialmente. Qua veramente sembra quasi una formazione che nel gergo di League of Legends definiremo a imbuto, come si dice tradotto. È una situazione in cui praticamente tutte le risorse vengono date a un singolo campione, nel caso di League, un agente in questo caso, e lo si vuole mettere proprio in condizione di vincere tutti i duelli per superiorità di utilities al suo servizio. Il cosiddetto funneling, funnel altro non è che un imbuto. E l'idea mi piace, ha un'esecuzione però che va costruita nel tempo. Sicuramente non erano al top della forma nel portare questo tipo di comp, dovevano, dal lato della difesa, azzardare molto di più con le combinazioni in cui Reis doveva finalizzare, forse perché serve del tempo ad Enzo per familiarizzare con la gente, forse perché serve del tempo agli Humble per sinergizzare con questo quintetto e fare meglio quel tipo di giocate, però è una partita in cui gli Humble da penultimi in classifica vanno, pardon, ultimi però pari merito, penultimi per differenza scontri, vanno a prendersi la loro bella partita da 7 round vinti contro i Mashco in zona playoff, secondo me è una partita senza vincitori né vinti, contenti gli Humble sicuramente di aver fatto passi avanti, sicuramente i Mashco di aver portato a casa il punto e di essersi mantenuti in zona playoff. E ora qui la partita Desire Clash, importante per i Mashco, e quegli Axolotl contro gli Enciclopedia con Pata Jones, i Mashco e anche gli Humble meno, però anche i Mashco vedranno e diranno ma mi piacerebbe arrivare terzo e essere tranquillo questa volta rispetto a... Mette sicuramente molta pressione il fatto che poi i Mashco per schedule fossero prima degli altri. Così, sai, potrebbero un po' infilarsi nella mente dei Clash e mettergli della pressione. Comunque devi raggiungerli al quarto posto pari merito. Avere gli altri match dopo potrebbe essere un piccolo aiutino psicologico. Ammesso che ci crediate in questo genere di cose, io un pochino sì, Tu che hai avuto anche le tue esperienze sportive, anzi, anche sportive soprattutto comunque... fatte molto di mental e psicologia quando si tratta di figurine, poco di esecuzione. Tra parentesi, stavo pensando anche, beh, oggi ce l'ho col campionato italiano, stavo pensando, vabbè, signori, oggi era la grande giornata, oggi era la giornata, il Napoli che aveva visto la Lazio perdere era lì tutti tranquilli, basta vincere, è la Salernitana, che cosa vuoi, pareggiano al 90, sì, però cosa c'entrava qui? E poi il discorso di mental, la Napoli era però molto più tranquillo perché ha detto forse la Lazio troppo tranquillo, ecco, pancia piena e bam, la fucilata, la sorpresa che non ti aspetti, un po' come succede spesso ai Clash quando hanno contro gli outplay davanti, punteggi belli ampi, margini sereni e contenti, e poi gli outplay non mollano un colpo e risalgono amici, la china. Amici dei Clash, educoz, ho ragione o no a sgridarli? Ho ragione, hai ragione, però ricordatevelo, amici dei Clash, io non ho mai ricordato niente, è lui che tira fuori i soliti discorsi fattuali, come fattuale il fatto che c'è Botticelli a sei troppo forte sulla sentinella, Zero, sei troppo forte sul Cypher, perché dovete fare queste cose, perché dovete privarci del tocca. Tuo Cypher? Certe volte vado sul bridge, certe volte sulla jet, col bridge, meno... col bridge hai stupito, infatti. Grazie. Voglio chiederti molto di raccontarci, ovviamente nei limiti del possibile, un po' come sta andando questa tua preparazione, questa tua flessione al ruolo di flex, appunto, dopo uno split da sentinella pura, come ti stai trovando? Sta andando bene, credo che alla fine... Per quanto riguarda il breach, rispetto agli altri initiator, si è molto più impostato sui set round, quindi ti basta vedere tanti VOD e seguire le play che fanno player sicuramente più forti di te e sicuramente andrà bene. Mentre con altri, tipo il KO, Fade, i reveal, ci vuole, devi essere proprio bravo tu. Un po' più di improv. Io fortunatamente sto sul breach dove non... devo fare il soldatino, devo tirare le stun dove servono, le flash dove servono e sto a posto.
Però dai, fatto. Allora, al di là di tutto, l'ho anche credo di aver detto a Byron che credo tu abbia avuto per la prima volta un risultato da Breach MVP della partita, perché come ben sapranno gli addetti ai lavori, Breach comunque è un agente che ti toglie dal punto di vista del gameplay. Sei sempre con le utilities in mano, sei sempre in disparte, invece sei riuscito a fare una partita anche molto buona di gameplay. Volevo chiederti un'ultima cosa, perché quella che ancora manca all'appello, ti abbiamo visto fare divinamente sulla Sentinella. È un po' la tua dimora in split 1, sei stato tra i migliori del ruolo. Ti abbiamo visto fare molto bene sulle due uscite in loto sul Breach. Ci manca ancora questa uscita buona sulla Jett. Arriverà prima o poi o è un po' un... l'avete un po' panchinata? Ragazzi, io ne ho parlato con Morphy subito dopo il game il secondo game su Heaven. Sì. L'ho preso da parte, gli ho detto, cioè, se aspettiamo che io inizi a giocare come gioco in scrim in official, finisce la Lega, finisce anche la prossima, quindi l'importante è vincere, e se per vincere io devo andare a giocare un ruolo che cioè devo rimparare un altro ruolo, non è assolutamente un problema. Quindi abbiamo fatto questo switch all'istante e secondo me è ripagato. Ok. Io, prima di tutto, una domanda di rito che ti ho fatto anche su Twitter, ma te la faccio ancora. Come stai? Tutto bene, spero, perché avevo visto quello che avevi scritto e spero che vada bene. Si va avanti, va bene. E stai messo come peggio te? Come i vecchietti ha risposto. Si va avanti, ho fatto. Guarda, io volevo chiederti se stai peggio te o il tuo hardware. Per capire. No, il mio hardware sta bene. Ho fatto tipo 3 factory reset, bello pimpante. E adesso non devo più farlo ripartire prima dell'official, quindi è un grande plus. Passi avanti. Il trasloco tutto a posto, perché avevo visto che vi fate anche il trasloco un po' di tempo fa, mi pare. Sì, anche il trasloco tutto a posto. Dovete sapere questo, io lo dico tranquillamente. Io volevo, quando ho letto queste cose, ho detto: Zero, fammi scrivere in private, non posso scrivergli i DM. Sei un random checkato. Non è vero, ragazzi. Questo non è vero. Sono aperti a tutti. Confermo. No, io non lo vedo, però va bene, è colpa mia. Sei stato shadow bannato da Zero. Però, ecco, un'altra cosa, visto che vado sull'off topic, sei contento che questa settimana non ho votato per voi? Molto contento, ti ho anche ringraziato la prima volta che l'hai fatto, è stato un pensiero molto gentile. Lo so, sai che penso sempre molto a te, Zero, ormai dopo aver visto le tue performance sul Yoru in Ranked con questo ragazzo qua, posso solo che amarti. Molto velocemente, poi ti mandiamo tranquillo a festeggiare, corsa ai playoff. L'ha detto in un modo, quanto ti senti più in forma come squadra rispetto allo split 1 BGG in draft out? Molto più confident e nulla da togliere a draft, e sono felice anche che adesso abbia deciso di sacrificarsi mettendosi anche lui sull'initiator, e quindi credo abbia trovato anche lui un team dove può stare bene. E però con BGG non ci sono problemi di ruolo, non ci sono misunderstanding dal punto di vista tattico, e se si perde proprio per un errore di macro game che abbiamo fatto, e errori di micro sono minimi, e sicuramente questo ci invoglia a lavorare di più, perché se sono errori di macro vuol dire che sono proprio come noi gestiamo la mappa e non proprio noi che non siamo incapaci di coordinarci, oppure che non vinciamo le situazioni, tutte queste cose qua. Quindi sicuramente molto più confident in vista di questi playoff. Ciao, va bene. Sentirlo, senz'altro. Va bene, allora Botticelli, io ti ringrazio per essere stato qua con noi. Vestaglia, ci vediamo la prossima volta. Ti ho chiamato in tutti i modi, non puoi lamentarti. Grazie mille davvero, Zero, di tutto, e ti auguro una buona serata. Grazie mille. Buona serata, buon lavoro. Grazie. 3 factory reset. Facciamo un factory reset anche a Zero, magari torna a star bene. Lo factory resettiamo, ci auguriamo che vada tutto bene, naturalmente. Ma è l'ora del match. Match of the day, diciamolo tranquillamente. Ed è l'ora dei vostri amati Clash, non quelli di World. E dei vostri amati Desire. E dei vostri amati Desire.